Signori, questo è per lei, prego, e questo è per me. Si va a quattro mani, ragazzi. Hai visto? Che roba. Allora, qui abbiamo tra le mani il Vapor Cloud L'XXX, che non è un porno, signori. Abbiamo un tubo meccanico, stranamente, che si estende a... Stickhead, ragazzi. Apra, apra, apra. Wow! E cosa ci abbiamo dentro? Abbiamo folletti illustrativi che non penso ci interessino. Li vuoi non tanto. Beh, che loro li leggono se è il primo staked. Ok, ok. Allora, qui abbiamo un pezzo di ottone, possiamo buttarlo via. Rame. Sì, questo è il rame, questo è via. E questo è quello che vi rimane. Esatto. Ragazzi, guardate che meraviglia. Allora, non fate caso al numero perché la bustina è mia, l'ho usato un pochettino per lucidarlo, perché sì, purtroppo si ossida molto facilmente. Questa, signori, è la mod in single battery, ma per 20700, perché questo è uno staked che funziona con batterie 20700 sia in single che in dual battery. Andiamo a svitare. Abbiamo il tasto qua di sotto che non vi faccio vedere perché è un tasto semplicissimo a molla. E adesso vi svito questo e all'interno vediamo una sleeve protettiva per adattatore 18650. Ragazzi, tra l'altro è tutto rame. È tutto rame, è tutto rame. Guardate all'interno, i filetti, signori, sono spettacolari. Sono un po' sporchi, ma questa è la fattura purtroppo del tubo. Qui all'interno abbiamo un'altra sleeve, la vediamo qui. All'interno c'è il tasto che voi potrete andare a svitare con una pinza semplicissima, non nei forellini ma nella parte in acciaio. Quindi prendetela con delle pinze, è molto delicata, basta svitarla a seconda se il tubo ballerà la batteria o no. Perché ho fatto vedere questa cosa? Perché se voi andate a vedere questa parte abbiamo una ghiera che si svita. Andiamo a svitarla. La ghiera magica, ragazzi. La ghiera magica. Se voi togliete la ghiera e inserite la sleeve protettiva, questa è la composizione per un tubo normalissimo per una 18650. Mentre con la sleeve, scusate, con la ghieretta, se voi andate a evitarla avete la composizione per una 18 e per una 20700. Ma la cosa bella arriva ora, la parte in contrapposizione a qualsiasi altra cosa, in staked. Questa... perché voi sapete che intanto il vise ormai è partito. Ormai sono partito con questo. Guardate, scatola 2, secondo pezzo aggiuntivo. La particolarità anche di questo staked non è solo la diciamo l'estensione per farlo diventare a staked con due 20700, ma lo faccia vedere lei all'interno che cos'ha, a parte un'altra ghiera che non ho pulito come un deficiente. All'interno ha una sorta di protezione, lo vedete che c'è un pin con un pezzo anche di plastica che va da isolatore. Esatto. E anche dall'altro lato, il che vuol dire che le batterie non toccheranno mai polo positivo e polo negativo assieme. Insieme, esattamente, ma toccheranno tramite questo pin che ha dei riscontri positivi e negativi. Esatto. Che vedremo dopo. Esatto. In più, se voi vi chiedete, ma ok, questa è la parte particolare, ma io come faccio a capire dove mettere il polo negativo della batteria? Se voi vedete, qui c'è l'invito. Non è solo l'invito per svitarlo il tasto, ma è anche l'indicazione che qui sotto andrà il meno, ok? Quindi potete farlo anche qui con una 18650 mettendo il pezzo, la sleeve, verso il basso. E qui abbiamo la configurazione per la 18650. Una volta avete detto questo, anche qui sarà da svitare, come vediamo, scusatemi, al di sotto questa ghiera. Per la mod in 18650 dual battery da svitare queste. Ma noi vogliamo fare i cazzutti e provarla con 20700, con un paio di 20700. Certo, con una, quindi noi togliamo le sleeve. Ovviamente se volete pulire il tubo vi consiglio ovviamente solo esternamente di lavarlo con il prodotto che mi ha consigliato il buon Giuseppe. Oppure con anche i filetti, dai, filetti puliteli. I filetti, no, i filetti, i furetti, signori, sono cattivi e quindi puliteli. Se vi arrivano sporchi, controllate sempre, puliteli sempre in anticipo. Comunque, vediamo che le ghiere e le filettature sono, secondo me, perfette, perché non hanno difetti né nient'altro. In più, dentro è fatto veramente benissimo, cioè è reattivo come non mai, perché è inutile dire rame, è super reattivo. Andiamo a montarlo, direi, cosa dite? Velocizziamo un po', anzi... Indietreggiate. Vedo che siete indietreggiati, bravi ragazzi. Allora, prego, le do a lei l'onore di montare la mod. Per la prima volta vedrò Giuseppe montare uno steak. E la infilate. Che è brutto da dire. In questo modo voi avrete praticamente sia un'arma
per una persona da buttargliela addosso, o una bacchetta magica del tipo di Harry Potter, preciso. Molto cazzuto, però. Però, porca miseria, bello, fa paura. Fa la sua porca figura. Sì. In più, ragazzi, noi vi abbiamo detto una cosa. Allora, qui l'attacco 510 ha le incisioni per far vedere che la mod è originale. Abbiamo il numero di serie, XXX, che, come ripetiamo, non è un porno. AC, nel caso vi si rompesse la macchina, avete l'AC, quindi siete pronti, a posto. E poi abbiamo qua, che non vedo cosa c'è scritto, cioè mod, scusatemi. Io vorrei farvi notare una cosa. Allora, in questo tubo, ora, nella parte superiore avete sia dei fori di sfiato, esatto, quindi il polo positivo in alto, e sulla parte inferiore avete anche altri fori di sfiato. Che vuol dire che non vi farà brutta esplosione, al massimo vi degassifica. È una cosa intelligente che hanno fatto, montato in questo momento, hanno fatto i fori e poi degli scavi. Esatto. Che vuol dire che quando monterete l'Atom qui sopra non vi farà tappo, anzi avete sempre dell'aria che passa all'interno. L'unica cosa invece brutta, che dico subito, è che purtroppo il tasto rimarrà, diciamo, molle, che questo è brutto da dire, che non potrete andare a bloccarlo, cioè se in tasca si attiva, quindi fate molta attenzione. È duro, sento, eh. Sento che è duro, ma perché dovremo svitare leggermente all'interno la parte ottagonale, esagonale, non mi ricordo se ottagonale o esagonale, perché se la svitate il tasto diventerà anche leggermente più morbido. Io direi di passare alla fotocamera per andare a vederlo da lontano con le batterie inserite. Ciao! Signori, siamo tornati. Allora, abbiamo montato le due 2700. Signori, sopra 700. Sopra abbiamo il Fat Fog Fat Punk, che è un po' fuori lingua. Guardate un po' con 2 2700. Dica, che resistenza è? La 0,30, ragazzi. 0,35. Ci siamo. Il liquido, è da dire, fa tanto vapore, di vapore ne fa. Ragazzi, 2700 spingolone, perché vi danno quello spunto in più all'inizio. Poi dopo arrivano a essere come 1650. Però intanto ci stanno, eh. Però ragazzi, pesa, la fa schifo. Pesa, è tutto rame pieno, quindi... Scottato? Scottato, ragazzi, state molto fuori molta attenzione, però il tubo secondo me spinge. Allora, prima mi hanno detto che c'erano dei lati positivi. Se ti sente Nick dire spinge... spinge? Nick, digli qualcosa. Allora, prima mi ha detto che ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, giusto? Elenchi il primo lato positivo. Lo dico io, quello centrale? Lo dica lei. Allora, abbiamo visto che all'interno abbiamo un pin che fa unire le due batterie insieme. Le separa ma le unisce, diciamo. Bravi. Allora, è ottimo, perché non vi fa nessun arco voltaico sulla batteria, perché le batterie sono separate in tutti i pin. È negativo per il fatto che vi abbassa un pochettino la scarica, ovviamente c'è una resistenza nel mezzo alla fine. Sì. Niente che le 2700 non possono superare, nemmeno ve ne accorgete. Però state attenti magari a pulire quel contatto nel mezzo quando lo utilizzate, così da avere il massimo della resa. Però il tubo in per sé, a parte il peso, allora io parlo perché io sono ormai un amante degli skit taked, è proprio ben fatto, anche perché ha queste due ghiere che vengono utilizzate per serrare le due parti in modo che non si muovano, cosa molto intelligente. La parte migliore dello staked per me è l'attacco 510, perché pur essendo realizzato a mano, discretamente balla un pochettino, ma l'ho visti di peggio, diciamo. Lo staked comunque con 2 2700 vi garantirà non più spinta, ma più durata delle batterie, nonostante le utilizziate con resistenze, mi raccomando, sopra i 0,30 ohm, per rimanere con le manine al sicuro, perché se vi saltano a 2700 fa male. E fa male 2650, figuriamoci la 2700. Due poi! A me è successo, insomma, che mi stesse per scoppiare una 2700 in mano, se te lo ricordi bene. Me lo ricordo. Hai visto il video, poi Nick se lo ricorda anche meglio. Allora, proveremo il Sylvester Vapelone, quindi una bella... È impazzito ragazzi, è perfetto. Che è una castagna, c'è il video, quindi andatelo a vedere. Esatto, cioè è una castagna con il caramello. Caramello castagna. Com'è? Perché è caldo, quindi ti dà come se fosse un tortino. Ti dico la verità, senti la castagna contro la sinistra e sparisce tutto il caramello. Ti resta nel retrogusto il dolciastro del caramello. È buono. In steak e dei cremosi vanno molto meglio. Eh sì, perché comunque la frutta tende un po' a, diciamo,
perdere, però il cremoso lo valorizza tanto perché ha una spinta ottima. Però ragazzi, come vi ripeto, l'abbiamo detto prima, guardate la differenza, andate, vedete, uomo normale, Rocco Siffredi, questa è la differenza. Però ragazzi, fate attenzione, se lo mettete in tasca toglietegli le batterie, o perlomeno toglietene una delle due, togliete l'inferiore, che è dove c'è il tasto, perché sennò rischiate di andare in erogazione continua ed è molto pericoloso. Questo non ha il blocco del tasto. È pesante, si ossida tanto, ma secondo me vale la pena. E come dicevano in un famoso show televisivo, don't try this at home. Esatto. Ragazzi, io direi che il video può concludersi qui, perché abbiamo veramente riempito la stanza di tanto di quel vapore che voi non avete idea. Lo Staked per me funziona bene, ha una buona reattività, mi piace l'idea di dividere le due batterie, anche se è entrato un cane, anche se potrebbe perdere appunto un po' quel contatto che abbiamo detto prima, però se siete amanti degli Staked ci può stare. Il prezzo, il prezzo per, è sui 170 euro, però ragazzi, ne vale la pena secondo me, perché a parte le finiture che sono veramente ben realizzate, fatto bene, è bello pesante, quindi per cloud fa roba buona, sì. Non fa roba di schifo. Se voi non capite, non sapete, non siete massimi esperti, Vapor Cloud è quelli che hanno creato l'Hammer of God, quindi fateci due calcoli. Ragazzi, io direi che il video si può concludere qui. Ricordatevi di iscrivervi a Tech Vape, muoio. Iscrivetevi a Tech Vape e al mio angolo dello svapo. Attivate le notifiche così saprete sempre quando siamo in live. E ragazzi, dal mio angolo dello svapo è tutto, e anche da parte di Tech Vape in trasferta. E quindi vanno a dirvi buona giornata a tutti, ciao raga! Io sono partito prima! Dettagli!